Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con i mercati. La settimana si apre con un clima più disteso dopo l'accordo tra UBS e Credit Suisse per il salvataggio di quest'ultima. E questa è la notizia del giorno che lascia spazio ad acquisti diffusi. Nel frattempo anche la Lagarde ha assicurato gli investitori. Il FTSE MIB, per esempio, ha finito per guadagnare oltre un punto e mezzo, nonostante un avvio da dimenticare. L'indice che a tratti ha sfiorato i 26.000 punti ha avuto lo sprint decisivo nella mattinata. Sorride anche la borsa di Francoforte. Il DAX, si lascia anch'esso alle spalle una brutta partenza e finisce per superare il più 1, sfiorando in questo caso i 15.000. A New York troviamo invece un tecnologico Nasdaq piuttosto neutro e un Dow Jones che invece mostra percentuali simili a quelle viste in Europa. A Milano, A2A è il migliore del FTSE MIB con un progresso piuttosto ampio, più 5,71. Seguono a distanza alcuni bancari come BPM e Mediolanum, che si avvicina al più 4. L'effetto Credit Suisse si sente anche sugli altri due titoli che completano la lista dei peggiori, Intesa San Paolo e FinecoBank, che superano entrambi i 3,5 punti. L'unico titolo del listino principale ad accusare un chiaro ribasso è Diasorin, che perde oltre 4 punti. L'altro calo è quello di STM, ma qui la flessione è molto più insignificante. Passiamo ora ad una breve panoramica sul comparto valutario. L'euro-dollaro si conferma in crescita di qualche decimo di punto a quota 1,0725. Cede lo 0,17% l'euro sterlina. Ancora più trascurabile la variazione percentuale del cross euro-yen, che rimane a quota 141. E adesso spazio a Pietro Origlia per i suoi consigli operativi. Ospite delle interviste di TraderLink di oggi, Pietro Origlia, trader indipendente ed ideatore del blog Un occhio sui mercati azionari. Come ogni lunedì, daremo con lui lo sguardo all'apertura sugli indici. A te la parola. Ciao Rossana, buon inizio di settimana a tutti. Come possiamo vedere dai nostri grafici, è un inizio di settimana abbastanza volatile per quanto riguarda non solo Piazza Affari, ma anche i listini europei, in scia alla situazione presente e sul settore bancario. Ricordiamoci, 2 settimane fa, il fallimento della californiana Silicon Valley Bank. E durante l'ultima ottava i problemi riguardanti la liquidità e il deflusso dal Credit Suisse. Durante il weekend l'intervento delle autorità svizzere, della Banca Nazionale Svizzera, che hanno spinto UBS ad acquistare il Credit Suisse, offerti 0,7 franchi per azione. Ricordiamoci che il titolo venerdì scorso aveva chiuso a 1,8 franchi e solo un anno fa valeva 10 franchi e svizzeri. Ma l'apertura odierna è stata all'insegna della forte negatività per i mercati europei, che ora vediamo hanno recuperato gran parte delle perdite, perché la paura e i timori degli investitori è che questa crisi che ha colpito la banca svizzera e la banca californiana possa anche colpire altre piccole banche, quindi una sorta di contagio. E quindi situazione da monitorare. Il nostro indice principale importante sarà la tenuta di area 25.500 punti, gli exit minimi che abbiamo toccato durante la seconda parte del mese di gennaio, per evitare appunto un nuovo retest sui minimi di novembre, l'area dei 24.850-24.900 punti, e a seguire altri target ribassisti che potrebbero spingere il FTSE MIB fin verso area 24.000 punti. Ma in questo contesto volatile, quali potrebbero essere quindi le occasioni su cui andare a e poter osservare, su cui poter esserci qualche idea interessante? Partiamo dalle blue chip con il titolo Stellantis. Il titolo è stato oggetto di forti vendite durante la scorsa ottava, con i prezzi che sono scesi fin sotto la soglia dei 16 euro, tentando di andare quasi a e testare gli ex massimi che abbiamo toccato tra agosto e il mese di novembre, l'area dei 15 euro. La tenuta dei 15 euro è fondamentale per far proseguire questo trend rialzista che si è innescato appunto durante gli ultimi mesi e che potrebbe spingere i prezzi poi in direzione di area 16,40 e a proseguire l'area dei 17 euro. Poi andrei sulle banche perché ritrova forza nel suo settore il titolo UniCredit, un titolo che durante la scorsa settimana è andato a chiudere questo importante gap down, è stato aperto in area 16,16 il 31 di
gennaio, importante la tenuta nel breve dei 15 euro per evitare appunto una prosecuzione di questo movimento ribassista che ci potrebbe poi spingere i prezzi a contatto con la trend line rialzista che parte dai minimi di luglio, quindi importante la tenuta dei 15 euro per un intervento long, quella potrebbe essere un'ottima area con target posti sui 17 e a proseguire 18 euro. Ed infine rimarrei sempre sul settore bancario con il titolo Banco BPM. Anche qui prezzi che sono tornati a testare, scendere sotto durante la mattinata questo canale rialzista che si era innescato nel mese di giugno. Importante nel breve la tenuta di area 3,35-3,40 ex top di novembre per evitare che questa fase correttiva possa proseguire e spingere i prezzi poi verso area 3,25 e a proseguire fin verso i minimi che abbiamo toccato nel mese di dicembre, l'area dei 3,05-3,10, quindi tenuta di quei livelli importante per un'operazione long con primi target 3,75 e a proseguire l'area dei 4 euro. Quindi questa in poche battute l'analisi odierna su Piazza Affari, titoli sotto osservazione, massima attenzione al settore bancario, la volatilità che rimane alta in una settimana, questa è importante perché tornerà la Federal Reserve. Powell cosa farà dinanzi a questa situazione? Alzerà ancora i tassi di interesse o starà fermo? Lo vedremo mercoledì sera alle ore 19. Perfetto, una settimana particolarmente importante. Io ti ringrazio per tutte le indicazioni, rimando con te l'appuntamento a lunedì prossimo. Grazie a te, grazie a tutti, buon trading a lunedì prossimo. Con questo contributo termina l'appuntamento di oggi, vi ringrazio per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento a domani. Arrivederci.